Ci ho rimesso tutti i rapporti sessuali che ho avuto. Non sono un tipo da politica io, eh. Almeno non credo. Non sono uno di quelli che la mattina aprono internet per vedere l'ultimo sondaggio di Bersani. Sono lì che lo faccio con una. Una qualsiasi. E quando comincio a venire, che succede? Non sono un democratico, non vado manco a votare alle primarie. Una volta che davo di matto per questa storia, prendo il telefono e chiamo la trasmissione radiofonica. Medicina sul 2. E il dottore della radio, anonimamente, lo diagnostica come sfogo di parole e espressioni incontrollate, spesso involontarie, offensive o scatologiche. Coprolalia sarebbe il termine ufficiale. Solo che quando comincio a venire, e comincio anche a sbraitare, di solito non è osceno. Non è neanche offensivo, è sempre la stessa cosa. Molto strano. Ecco, direi che è strano, non offensivo. È incontrollabile. Viene fuori tale quale alla sborra, stessa sensazione. Solo che non so da dove viene e non posso fermarlo. Vittoria per le forze della libertà democratica. Però più forte, proprio come se strillassi. È incontrollabile. Non mi passa nemmeno per la testa finché non viene e lo sento. Vittoria per le forze della libertà democratica. Però più forte. Vittoria per le forze della libertà democratica! Manda completamente fuori di testa, che ti credi? Così non so più che dire. Mi giro dall'altra parte. E cosa vuoi dire? Se hai appena gridato vittoria per le forze della libertà democratica mentre stai venendo. È questa stranezza del cazzo che mi imbarazza da morire. Se sapessi almeno lontanamente da dove viene. Cristo, adesso sì che sono imbarazzato da morire. Così si risolvono tutte in una botta e via. È per questo che dico che ci rimetto. Perché non so più che dire e non le chiamo più. Anche se ci provo a spiegare. Sono proprio quelle che fanno tanto le comprensive, che dicono, ah, non importa. Per me va bene lo stesso. No, ma figurati, non ci avevo neppure fatto caso. Che mi mettono più in imbarazzo. Perché è una bella stranezza del cazzo gridare vittoria per le forze della libertà democratica mentre stai sborrando. E tutte le volte si capisce benissimo che le manda fuori di testa, le manda ai matti e fanno la concessione e fanno finta. E sono proprio queste quelle con cui veramente potrei, ma veramente, finire per incazzarmi. E non mi imbarazza neanche tanto il fatto di non chiamarle più o di escluderle completamente dalla mia vita. Queste! Quelle che ti dicono... Credo che ti amerei lo stesso. Ma vai a cacare!